Ciao, benvenuto al mio YouTube channel. Oggi parliamo come fai fare innamorare qualcuno di te. Come fai innamorare qualcuno di te? Prima cosa che tu devi fare capire a loro che tu hai già una bella vita. Tu stai bene, sei felice, hai famiglia, amici, hai una vita piena, hai tante cose da fare. E non che tu stai aspettando qualcuno per entrare nella tua vita che tu diventi più felice. No, tu hai già una bella vita, sei già felice. Ma sì, ovviamente, fai capire a questa persona che fai piacere di averlo nella tua vita, che tu sei single e tu stai cercando tua anima gemella, tuo partner. Sì, questo lo fai sapere, ma non devi far capire che senza di loro tua vita era vuota, che loro è entrato in tua vita e l'ha fatto diventare favoloso. No, tua vita era già bello. Tu eri single, ma tua vita era già bello. E adesso che sono entrato loro, sì, hanno fatto diventare magari più felice in certo senso, ma non che tu non eri felice prima. Indipendente, è questo che vogliono le persone, non che tu hai bisogno di loro. Allora, se loro ti chiamano venerdì in giornata e ti dicono stasera che fai? Facciamo qualcosa? No, tu non sei disponibile per un appuntamento ultimo momento. Se loro vogliono vederti, devi chiamarti in anticipo. Vogliono vederti venerdì? Benissimo. Chiamami martedì, mercoledì, almeno 2 giorni prima per organizzare insieme con te un bel appuntamento. Perché cosa vuol dire quando ti chiamano ultimo momento? Vuol dire che loro avevano già programmi che sono sfumati in qualche modo. O magari quella persona che loro volevano uscire non era più disponibile. Così chiamano te. No, non deve essere così. Tu non sei la persona che loro possono chiamare ultimo momento. Vogliono vederti? Ti trattano speciale perché tu standete qua e ti chiamano prima, in anticipo, se vogliono vederti. Primi appuntamenti, allora prova a capire cosa piace alle persone che ti stai corteggiando, loro cosa piace fare. E dopo tu devi dire quello che tu piace fare. Così bonding, così fai le cose che fai felice tutte e due. Allora, prima fai le cose che fai felice te. Non so, quello che piace a te, piace mangiare sushi, piace andare in museo, teatro, fai le cose che fai piacere a tuo partner. E insieme, così, piano piano, conoscere uno altro. Così se fai le cose insieme che piace a tutte e due, così l'amore cresce. Piano piano l'amore cresce e diventa piano piano una coppia. Questo è importante. Fai qualcosa che fai piacere a te e fai qualcosa che fai piacere alla persona che ti stai corteggiando, tua futura anima gemella. Così cresce l'amore. Ma cosa che deve fare insieme? Una cosa nuova, una cosa completamente nuova che non hai fatto né te né tuo nuovo partner. Nessuno di due ha fatto questa cosa, allora pensi a qualcosa che tu non hai mai fatto, chiedi a lui o lei cos'è che non hai mai fatto. Magari non sono andato a barca a vela, magari non sono andato a scalare una montagna. E così insieme fate qualcosa di nuovo. Fate qualcosa di nuovo insieme. Questa è una cosa bellissima che fai crescere l'amore, fai crescere la coppia. Così prova qualcosa che né te né lei... Nessuno di due ha fatto insieme. E così dopo parlano con loro amici. Ah, sai cosa ho fatto l'altro giorno con lei e con lui? Una cosa completamente nuova. Io da tanto tempo volevo fare, ma non ho pensato, non ho avuto mai tempo. Invece lui mi ha costretto di organizzare e così abbiamo fatto questa bellissima cosa insieme. Quello che deve fare per far crescere l'amore, per fare che qualcuno si innamora di te. Fatti cose che fai felice a lei, a te, a voi. Fai qualcosa che non hai mai fatto prima.
dopo rimani sempre una persona indipendente, che tu hai una bella vita. Fai capire sempre che tu hai una bella vita, che non stavi aspettando che loro entravano in tua vita per farti diventare felice. No, tu eri già felice, hai già una bella vita, programmi. Così quando loro ti chiamano, e magari non hai visto loro il giorno prima, cosa hai fatto ieri? Io sono uscito con gli amici e tu? Anche tu hai fatto qualcosa. Speriamo che magari veramente hai fatto qualcosa, ma anche se non hai fatto niente, inventi, dici qualcosa. Non devo dire non ho fatto niente, ero a casa, ho guardato un vecchio film, perché loro dopo pensano, ah, se io non lo porto fuori, se io non lo chiamo, non organizzo qualcosa, lei o lui non fa niente. Stanno aspettando che io organizzo qualcosa, che io porto fuori, se no non fanno niente. No, tu hai una vita, gli amici ti chiedono di uscire, tu hai dei appuntamenti. Allora tu dici, no, ieri sera sono uscita, ho fatto l'aperitivo con le mie amiche, sono andato a trovare un'amica, sono andato a fare shopping, qualcosa. Tu hai fatto qualcosa, racconta qualcosa che tu hai fatto, così loro sanno che tu hai una vita, che tu non hai bisogno di loro per essere felice. Fai capire che ti fai felice che loro entrano nella tua vita, che tu vuoi un partner, tu eri single, ti fai piacere adesso di condividere le cose con qualcuno. Cerca l'amore, ma sei sempre una persona che ha già una bella vita. Amici, appuntamenti, programmi. Loro entrano in tua vita e insieme diventano una bella coppia. Ma tu eri già una persona felice. Ciao for now, iscriviti, subscribe to my canale. Ti aspetto in futuro per vedere altri miei video. Lascia un commento. Ci vediamo prestissimo.